un grande risultato, quindi un progetto realizzato così sulla scia, anzi sottolineando davvero le tradizioni Sì, e leggende del poi territorio. il lavoro di rete è stato intessuto dalle mie due progettiste di istituto, che sono la professoressa Maria Grazia Summa, che è stata la redattrice del progetto, e dalla professoressa Bruna Ramella Pralungo. Loro sono le autrici del progetto e hanno vinto il bando e hanno saputo comunque mettere insieme un gruppo di lavoro variegato, intessendo una rete di rapporti col territorio che ha coinvolto praticamente tutti i principali attori della vita cittadina, che sono la biblioteca, il comune, l'archivio storico, il museo del territorio, e coinvolgendo anche altri enti e altre associazioni, le leggende del territorio, che sono state riprese e sono state raccontate ai bambini di tutte le scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia, arrivando sino alla scuola superiore, perché è stato coinvolto anche il liceo artistico di Biella, e i bambini hanno dovuto illustrare le leggende delle quali sono venute a conoscenza. Alla fine di tutto questo lavoro che è stato fatto, che è stato un lavoro immenso, abbiamo racchiuso tutti i disegni, o almeno una parte dei disegni, una parte invece sono presenti comunque in un link che abbiamo messo sul nostro libro, tutti i disegni che sono stati fatti dai bambini di tutte le scuole che hanno partecipato al progetto. È stata fatta formazione, sono state aperte una serie di laboratori, e grazie all'aiuto di Fabrizio Lava noi siamo riusciti a racchiudere tutto il lavoro dei bambini in questo libro. Come si può acquistare il libro? Il libro è possibile acquistarlo online, ci sono le locandine del libro nei vari siti delle varie scuole che hanno partecipato, e c'è un IBAN al quale versare la cifra, e poi sarà possibile venire a ritirare il libro all'Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi. Allora, ricavato naturalmente. Andrà alle scuole, chiaramente, questo perché riusciremo a fare altri progetti e portare avanti altre attività che sono fondamentali per i bambini. Allora, intanto auguri quindi a lei, a tutti i suoi studenti e alle famiglie. Grazie mille. Arrivederci. Buon Natale.